Parco regionale dei Colli Euganei rappresenta un'area assolutamente unica per quanto concerne la pianura padano-veneta. Si tratta di un insieme di colline che creano una specie di isola all'interno della pianura dove si sono rifugiati e sono rimasti degli endemismi sia da un punto di vista vegetale che animale estremamente interessanti. Questo è il punto principale, il motivo principale per cui poi è diventato un parco quest'area. Anche però non solo per questo, ma anche perché è sempre stato un polo turistico di estremo interesse per la sua vicinanza con Padova e per la sua vicinanza con un polo termale di estrema rilevanza come quello di Avano e di Montegrotto. E di per sé il parco ha notevolissime valenze che sono molto apprezzate da un turismo che è un turismo soft, un turismo che si rivolge prevalentemente alla camminata, al giro in bici. Abbiamo anche un anello ciclabile che gira tutto attorno all'area Colli e che permette a moltissime persone, e soprattutto persone che lo frequentano durante il sabato e la domenica, ma anche molti vacanzieri, di apprezzare delle, ripeto, peculiarità vegetazionali e animali di estremo interesse. Naturalmente, per poter mantenere questo territorio, che tra l'altro lo dobbiamo specificare, è soprattutto di proprietà privata, il 93% dei 19.000 ettari del parco sono di proprietà privata, è necessario poter intervenire e in particolare dovendo indirizzare il turismo verso determinate aree, mantenendo quindi abbastanza intonse alcune altre, ci ha obbligato a intervenire appunto in una logica di rete sentieristica che cerchiamo di creare, di mantenere e di ampliare, anche e soprattutto attraverso l'impiego di fondi europei che ci arrivano prevalentemente attraverso la regione. Per poter naturalmente usare questi fondi, noi ci siamo dotati di una struttura che ci permette di fare la progettazione, di seguire la direzione lavori e anche l'esecuzione diretta dei lavori, perché fino a poco tempo fa noi avevamo anche delle nostre squadre di operai con cui facevamo sia la manutenzione che la realizzazione di questi sentieri. La sentieristica è fondamentale se si vuole avere un turismo come quello che dicevo prima, un turismo soft, un turismo che è anche molto intelligente tra l'altro e che è di poco impatto ambientale, dobbiamo necessariamente sviluppare questo tipo di strutture, sentieri e naturalmente che si possano percorrere a piedi, a cavallo e in bici, e questa è di fatto la nostra offerta. Come dicevo, noi disponiamo di una rete sentieristica molto ampia, sono in gran parte sentieri che noi definiamo ufficiali, che quindi sono stati ufficialmente riconosciuti dal parco, che ovviamente interessano tutti i comuni del parco e che consentono delle passeggiate anche particolarmente lunghe, perché di fatto volendo si può partire dalla zona nord e arrivare alla zona sud sempre camminando senza grossi problemi. Naturalmente questo però in alcuni giorni. La sentieristica quindi, come dicevo, è per noi un settore che abbiamo sempre sviluppato, abbiamo sempre cercato di mantenere in una logica sia di manutenzione di quello che c'è in particolare, in una logica anche di rivisitazione e di recupero di quello che c'era, perché i sentieri ci sono sempre stati, sono sempre serviti ovviamente per collegare frazioni a paesi eccetera, quindi sono stati sempre presenti, e anche nella creazione di sentieri nuovi. Sentieristica cosa vuol dire? Vuol dire naturalmente aprire e tenere aperte determinate sedi stradali o di sentiero o comunque di carrarecce eccetera, dove si può tranquillamente camminare, come dicevo prima, anche andare in bici a cavallo, tenerli aperti creando accessi, creando ovviamente il passaggio di punti magari un po' più complicati, creazioni di staccionate laddove ci sono problemi, magari potrebbero essere problemi in termini di caduta, perché sono comunque sempre lavori che vengono fatti a una certa quota, e naturalmente tutte quelle strutture che servono per mantenere queste sedi stradali, in particolare nei confronti delle acque meteoriche che per noi spesso rappresentano il problema principale in termini di manutenzione.
Recuperare sentieri antichi vuol dire prendere in mano anche delle vie di particolare interesse storico. Interesse storico perché partono o arrivano a strutture o a ville, di cui il parco è molto ricco, ville soprattutto venete, che hanno una storia estremamente rilevante, e tra questi abbiamo appunto questo sentiero di Luvigliano che abbiamo recuperato qualche tempo fa, proprio grazie ai fondi europei, e che ci ha consentito praticamente di creare un anello interessante attorno a Villa Vescovi, che è una dei maggiori esempi e dei più belli anche direi, visto che è stata anche recentemente recuperata, dei maggiori esempi di Villa Veneta che abbiamo in questo nostro territorio. Adesso come adesso è gestita dal FAI ed è ovviamente una perla, un fiore all'occhiello del parco, ed era giusto che noi creassimo quindi anche la possibilità di vedere gli intorni di questa villa che da sola comunque rappresenta vale da sola una visita al parco, insomma, ecco. Quanto è lungo? Continuate. Quanto è lungo? Beh, normalmente adesso qua mi prende un po' perché so che dovrebbero essere circa 4 chilometri. Sì, 4 chilometri o poco più, insomma, 4 e mezzo circa, insomma. È fatto un po' ad anello in modo da partire da un punto vicino alla villa e poi ritornare sostanzialmente non allo stesso punto, ma molto vicino, in modo da chiudere sostanzialmente questo anello. Il sentiero di Luvigliano si sviluppa su un tracciato abbastanza circolare, lungo circa 4 chilometri, 4 chilometri e mezzo, e parte sostanzialmente da Villa Vescovi, ritorna a Villa Vescovi, però andando ad abbracciare tutta una serie di emergenze anche ambientali di estremo interesse. E basti pensare che si sfiorano per esempio le Terre Bianche, che è un ambiente particolare, anche direi piuttosto interessante proprio come conformazione, ma in ogni caso è un sentiero che permette una comoda passeggiata, è molto facile, una comoda passeggiata di circa appunto 4 chilometri attorno nei dintorni di questa perla che è rappresentata per il territorio, rappresentata da Villa Vescovi. È sicuramente un recupero di un sentiero che ci ha portato, dal mio avviso, ci ha portato sicuramente un valore aggiunto in termini di gestione del territorio.